medio e il pettine piccolo. Ogni grandezza di pettine lasciava un prodotto diverso. Il pettine più piccolo, fino, sottile, degli aghi sottili, lasciava dei fili come i capelli. E quello era il prodotto più pregiato. Si poteva filare, farci lenzuola, oppure anche fare il filo per cucire, perché a quei tempi, passata la guerra, il periodo della guerra, non si trovava il filo per cucire. Si doveva filare questo prodotto per rattoppare le lenzuola, per rattoppare i pantaloni, perché allora bisognava rattoppare perché non si buttava nulla. E sì che questo filo veniva utilizzato in questo modo. Se era la biancheria si lasciava bianco, se invece serviva per i panni colorati si tingeva con la poligine del camino. Perché... La raccolta della canapa è terminata e la prima lavorazione della fibra ferve in tutte le regioni d'Italia. La nostra patria è il secondo paese del mondo, dopo la Russia, per la quantità di canapa prodotta. Ma è la prima per la qualità e per il rendimento unitario della coltivazione, pari a 10 quintali di fibra all'ettaro in tutto il regno. L'obiettivo coglie appunto i momenti più salienti delle varie fasi della prima lavorazione della canapa in Campania, che dopo l'Emilia è la più forte produttrice di questa italianissima fibra. La macerazione è appunto. I fasci sono tratti fuori dalle gore dove sono stati accatastati e tenuti sotto acqua da grossi ciottoli. Dopo il macero, i fasci, prima slegati da un capo e poi disposti a fascio d'armi sul terreno, si asciugano. Se il tempo è bello, in pochi giorni la canapa acquisterà un bel colore lucente fra il biondo e l'argentino chiaro. Asciugati subiscono la stigliatura per spezzarne il nucleo legnoso. Poi la scotolatura sbarazza le fibre utili da tutti i pezzetti di legno attaccati ad esse. Ed il lavoro continua senza soste per approfittare di tutti i giorni di sole. La coltivazione della canapa è importantissima per l'economia agraria di diverse regioni e per quella generale del paese. Si coltiva in diverse regioni, ma specialmente nell'Emilia-Romagna, in terra di lavoro ed in Piemonte. La produzione annuale di tiglio ha raggiunto negli anni di maggiore coltura anche 1.300.000 quintali. La raccolta si inizia generalmente a fine luglio o primi di agosto. Si fa a mano con apposita falce incominciando dalla periferia dei campi, ma si può fare anche con la falciatrice meccanica. I fusti sono quindi sfogliati ed immersi, dopo un periodo di essiccazione, nei maceratoi, dove rimangono da 5 a 10 giorni. La macerazione si esegue per distaccare la fibra dal canupolo, e cioè dal legno. Le mannelle vengono quindi tolte dai maceri, ben risciacquate ed esposte al sole per l'essiccazione. Si procede quindi alla dicanapulazione, scavezzatura e maciullatura, che un tempo si eseguiva a mano e che si fa ora con apposite macchine che separano il tiglio buono dalle stoppe e dallo stecco. Con la canapa un tempo si facevano solo cordami e sacchi, oggi mercé appropriati sistemi culturali che ingentiliscono il tiglio e con perfezionate preparazioni industriali si ottengono degli ottimi tessuti di tela che raggiungono la finezza e la resistenza di quelli di lino. Non tutti sanno, ve lo dico io, che le Marche, diciamo nell'Ottocento, fine Ottocento, nel periodo per esempio della Roma del Papa Re o Compagnia Bella, le Marche era,
erano una regione, sempre al plurale come oggi, e una regione che produceva cordame, certo, canapa e compagnia bella. Non molti sanno che Mastro Titta, una delle ultime esecuzioni le fece nelle Marche, fu una grande boia, che questo era, e non tutti sanno che le corde che venivano fatte nella Vallesina erano, servivano un po' per tutto il regno quella, certo, quella volta. E allora che si inventa Antonio? Antonio gli viene in mente, tanto ne ha poche da pensare, e questa è una cosa importante, interessante, su cui parlare un momentino un po' più da presso, di coltivare canapa. Sì. Raccontaci questa illuminazione sulla via, sulla statale 76, non lo so. Esatto. Questa sarà un'altra, un'illuminazione. Allora, partendo dal discorso di prima, non avendo degli schemi mentali, stavo cercando delle colture alternative, al solito grano, girasole, barbabietola che non c'è più, eccetera. Ma si faceva anche il tabacco una volta nella Vallesina? Come no? Sì. Cioè, quasi tutte le case avevano da una parte le brighettiere per il baco da seta, e sotto c'era la tabacchiera per l'essiccazione delle foglie. Scusa, l'interruzione. Perché ora poi dopo tabacco con canapa... E una sera a una cena con amici, c'era, mi trovo accanto a un ragazzo, stavo chiacchierando il più del meno, e a un certo punto lui mi fa: io l'anno scorso ho seminato la canapa. E come nomina canapa mi si illumina un mondo, cioè mi si è aperto proprio uno spiraglio. Allora, com'è la canapa? Che tipo di canapa è? È meravigliosa, è la pianta madre proprio per definizione, e è molto alta, è molto veloce, è una pianta che è un diserbante naturale, perché essendo molto veloce nella crescita copre, quindi impedisce alle erbacce sottostanti di prendere il sole, e quindi diserba automaticamente il terreno, non ha bisogno di concimi, non ha bisogno di pesticidi, è amara, quindi non viene attaccata da insetti e parassiti, non ha bisogno paradossalmente d'acqua, quando ha preso campo lei si organizza, in qualche maniera la fa, la semini e te la scordi. Ci vai soltanto per la soddisfazione di guardarti il campo. E ma che ha un colore particolare? Il colore è il verde canapa, finché è in fase di crescita. Di crescita, no, maturazione? Quando la maturazione, allora, il momento, poi ci sono vari tipi di canapa, vengono seminati di tipologie diverse in funzione dell'utilizzo che uno debba farne. Quindi dalla canapa da seme alla canapa da fibra. Lo sfalcio per la canapa da fibra avviene fine luglio, primi di agosto. Per il seme si arriva a ottobre. Sono delle situazioni diverse, delle varietà diverse che vanno gestite in funzione appunto del lavoro che uno deve farne. È una coltura da rotazione eccezionale per il grano, perché è una zona fissatrice. Quanti ettari ne avete voi? Quest'anno arriveremo a 9 ettari più o meno. Non sono pochi. No, sono parecchietti. Allora, molti non sanno che la canapa, al di là del discorso delle corde, sì, per cui a Iesi c'erano i cordai, sì, o cordari, ma non soltanto a Iesi c'era... Ma ci sta ancora, c'è Pietro, ci sono vari, sì, persone eccezionali. Persone eccezionali, sì, che sono rimasti al vecchio modo di girare la ruota, come no, perché così si faceva. Molti non sanno che il buon Antonio, con la sua azienda, il discorso della canapa lo indirizza anche per nel settore medico. Medico-cosmetico. Medico-cosmetico. Diciamo, ecco, che la cosa più facile da gestire per quanto riguarda la canapa è l'olio. Quindi la molitura viene fatta con dei molini particolari, quelli che vengono usati per i semi, quindi per il girasole, per capirci. E le caratteristiche dell'olio di canapa sono eccezionali, perché è un olio che ha probabilmente l'alimento con la maggior quantità di omega 3 e omega 6 e nella proporzione ideale per l'assunzione per il corpo umano, che è 1 a 3. Quindi è eccezionale per il colesterolo, è eccezionale per la psoriasi. Quindi voi li vendete quei prodotti fatti? Sì, noi vendiamo il nostro olio, assolutamente. Vendiamo il nostro olio, e poi abbiamo iniziato una parte anche di cosmesi, quindi con delle creme e dei saponi con l'olio di canapa.
Non è che mettendotelo qui comincia a stringere per conto suo, speriamo no? Di speriamo no. Di no. Speriamo di no. Non, non dovrebbe succedere. Non dovrebbe. Però il fatto di recuperare... Ma è viva, tu mi dicevi che la canapa è viva, quindi... Sai. Sì, però lavoriamo noi con la fibra. La fibra sicuramente... la fibra è una fibra estremamente coriacea, motivo per cui veniva usata anche per le impiccagioni e soprattutto la parte più interessante era quella delle navi, per le gomene d'ormeggio per le navi. Era una fibra assolutamente eterna, nel senso che una resistenza incredibile, resistenza all'acqua incredibile, una struttura molto interessante, tant'è che ora viene usata anche per quanto riguarda, o a parte il discorso dei tessuti, che chiaramente ha una storicità, viene usata molto per la bioedilizia, perché è una fibra, a parte essere una fibra cava, per cui è un isolante termico-acustico eccezionale, ma poi ha una coriacità, una resistenza meccanica che conferisce poi alle case in canapa, oltre a un isolamento, anche una rigidezza, una struttura molto, molto solida. Importantissimo. Quindi, questo. Molto. Il tempo è tiranno. Non abbiamo avuto neanche tempo di parlare del Casino del Marchese, dove potete trovare tutte queste... dove che, facciamo... Diciamo le specialità, insomma. Sì, tutto quello che viene dalla vostra terra... Lì lo distribuiamo. Io però ti voglio fare l'ultima domanda, che è una cosa che detta proprio fra me e te. Sì. Visto che tu hai fatto l'architetto, ora sei a contatto con mucche, vacche, bufale e compagnia bella, ma ti viene mai in mente di dire chi me l'ha fatto fare e ubriacarti con un bicchiere di latte? Allora, ubriacarsi con un bicchiere di latte, io faccio uso ed abuso di latte. Quindi questo sicuramente, ancora non sono riuscito a ubriacarmi. Chi me l'ha fatto fare, devo dire, mi sento fortunato perché mi sveglio tutte le mattine, 7 giorni su 7. C'è il canto del gallo o il canto del bufalo? No, io canto io la mattina. E mi sveglio prima delle 6 e sono contento di svegliarmi per andare a lavorare. Quindi devo dire, questo sono sicuramente privilegiato. Africano.